Ciao, sono Lorena del Troni Firenze Bellanti e per tutti gli appassionati di cucina oggi parleremo di forni. Ciao! Ciao, buongiorno! Forno da incasso, giusto? Sì, se ne cerchi uno, questo è perfetto. E infatti stavo guardandomi in giro, ma che cos'ha di differente rispetto agli altri? Mi sembra uguale. È un forno multifunzione, quindi cottura tradizionale, ventilata, ma ha anche l'air fry. A parte l'air fry, che non tutti i forni hanno. Questo lo so, in effetti non si trova ovunque. No, questo si contraddistingue per l'aero perfect. Sarebbe dire cosa vuol dire? Ah, c'è anche scritto aero perfect. Sì, te lo faccio vedere. Apriamo e troviamo dentro quel Togliamo ripiano. Questo ripiano e ti faccio notare la ventola in fondo. Sì, mi sembra una ventola bella strutturata, ma altri forni ce l'hanno. Cos'ha di particolare? Sì, ma non hanno lo stesso design. Grazie a questo design il forno riesce a distribuire in maniera omogenea tutto il calore, così avvolge l'alimento una cottura ottimale. Per cui l'alimento rimane più croccante ma anche morbido. Esatto. Ho tolto questa teglia, che è la più importante di questo forno, ed è quella adibita per la cottura air fry. Perché vedo una teglia traforata? È traforata perché permette di friggere senza utilizzare olio e permette di passare al calore anche dalla parte inferiore. Ah sì, in effetti le altre sono tutte chiuse e questo fa sì che anche senza olio riusciamo. Esatto, non dobbiamo girare l'alimento, lo mettiamo lì e fa tutto riusciamo da solo, a friggere, grazie alla ventilazione e alle resistenze del forno. Così alimento sano grazie a questa griglia. Sì. Poi un'altra caratteristica, abbiamo una griglia tradizionale, sì, una leccarda con guide telescopiche che ci permettono la facilità di cucinare senza bruciarci, perché possiamo girare l'alimento. In effetti non serve togliere la griglia, giriamo l'alimento dentro. Esatto, e un'altra cosa per non bruciarci sono i vetri, ne abbiamo ben 4. Ah, per cui è super isolato, 4 vetri che fanno da barriera praticamente. Sì, esatto. E poi se io vado a toccare il forno al momento della cottura che è caldo, non mi brucio. E questo è molto interessante. Oltretutto immagino che trattenga meglio il calore all'interno. No, quello è fondamentale. Tutto molto bello, cuoce ventilato, un sacco di funzioni, air fry, però il brutto dei forni da incasso è poi la pulizia, che di solito è olio di gomito e fatica. Ma lui ti frega anche su questo, Questo forno ha la pulizia pirolitica. Sarebbe dire? Allora, i forni con la pirolisi hanno una resistenza molto più potente, arrivano a alte temperature e riescono a sgretolare lo sporco all'interno, così con una spugna riesce a rimuovere tutto. Per cui zero fatica? Zero. Lo devi comprare, basta. Bene, voglio vederlo da vicino. Mi sembra ben fatto e tra l'altro mi sembra capiente il forno. È un 72 litri. Abbiamo un display touch per quanto riguarda il timer. E poi la regolazione dei gradi e dei programmi con le tradizionali manopole. È una bella luce dentro che ho visto per un attimo illuminarsi. Sì, eccola.